Ciao, ciao a tutti. Bene? Bene, bene, bene. Allora, questo è di quelle occasioni in cui io racconto cosa capita, cioè cosa mi capita, cosa combino, racconto la mia esperienza con un prodotto, ma è di quei momenti in cui è tipo Malcomune, mezzo Claudio, ti prego, scrivimi che anche tu hai fatto qualche stronzatella del genere, ti prego, non mi fare sentire sola come mi sento in questo momento di fragilità e di emotività buttata a terra. Bene. L'avete presente quando ti viene in mente di fare le cose, le fai e non pensi alle conseguenze, ma proprio le fai e la distruggi. Cioè, sei bella seduta per i cavoli tuoi, che io qualche anno fa ero coricata, sabato pomeriggio, stavo guardando amici, mi sono fatta lo shampoo, mi pungevano le mani, mi sono fatta la frangia da sola. No, no, non si fa la frangia, si va dal parrucchiere a fare la frangia. Ho preso i capelli, li ho arrotolati così. Li ho arrotolati e ho tagliato verso l'alto in questo modo. Non lo fare, non lo fare, vai dal parrucchiere, soldi benedetti. Oppure quando sei in profumeria, vedi che c'è il colore in offerta e compri il biondo e ci metti l'acqua ossigenata perché si scura e vieni arancione zingara. Non lo fare. Questa da ragazzina mi decoloravo i baffi e c'avevo i baffi lunghitanti, orribili, biondi con la punta nera. Al che una mia professoressa mi ha detto: vieni, ti devo parlare, usa la ceretta. No, no, non fare questa cosa, ti si vede da lontano, facevo schifo. I miei compagni hanno detto: mi sfottavo, andavo alle superiori, già, tipo primo, secondo superiore. Ho comprato le strisce della Bilba 100 anni fa, praticamente era un foglietto grande così, con le strisce tratteggiate, si devono tagliare, riscaldare e strappare. Io non ho letto le istruzioni, ho strappato la pelle, ho levato i baffi, ma ho levato anche la pelle e quindi avevo i baffi di crosta. Quando, cioè, io vi sto parlando di queste cose, delle cazzatone che tu fai nel mondo del beauty, fai da te! Parlo di queste. A Cosmoprof ho comprato questo, si chiama Baby Foot, se non sbaglio, Baby Foot. La cosa bella è che era in un padiglione internazionale, quindi c'erano tutti questi stand internazionali, questo è giapponese. Io ero tutta intrippata che avevo visto questa cosa, tanto che l'ultimo giorno, perché loro vendevano solo l'ultimo giorno. L'ultimo giorno, io ci dovevo andare, che ci dovevo andare per comprarmi sta cosa. Ma l'avete presente? Se tornassi indietro non la prenderei mai più. Mai più! Oh, la regalerei al mio peggior nemico. Sì, un paio di persone a cui le vorrei regalare ci sono. Anyway, bene, praticamente mi era successo. Io curo molto i piedi e mi piacciono i piedi, mani e piedi ben curati. Quindi faccio spesso dei trattamenti molto homemade perché io, ragazze, cioè, mi piacerebbe da impazzire andare dall'estetista tipo 3 volte a settimana, ma io non posso. Ecco, andiamoci da un'altra parte. Quindi escogito sempre qualche cosa da fare in casa. Avevo questi qua, tra l'altro, ho pagato 10 euro. Ero pure casatissima, avevo pagato 10 euro, che pesava un quintale sto pacchetto. Bene, vi faccio vedere com'è. Praticamente c'è questo calzare. Wait a moment, please. Ok. C'è questo calzare qua. L'ho conservato A, per farlo vedere, B, perché volevo farlo fare a mio marito. A mio marito gli ho detto: decidi, guarda un po' e poi decidi. Niente, si mettono i piedi qui, si lascia un'ora. Allora, la cretina che non sono altro, bastava andare sul sito, che era scritto qua, tra l'altro. Era scritto da qualche parte. Com'è che mio marito lo ha beccato e mi ha detto: ma perché non sei andata sul sito in inglese? Ah no, sì, c'è l'indirizzo email babyfoot.co.jp, che è questo, per chi fosse interessata all'acquisto di questo prodotto. C'è anche la parte in inglese. Per me era troppa fatica andare in questo sito e andare a guardare perlomeno delle figure più approfondite, perché io ho guardato queste figure. Bene, io pensavo che praticamente questo prodotto fosse per curare dei piedi come questi. E dicevo: ma io non ne ho bisogno, vabbè, ce l'ho, lo faccio, che può fare? Idratare? No, 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 ragazze, praticamente i piedi si riducono così. Cioè, se ne va, cioè, se ne va, here comes the sun. Se ne va praticamente lo strato esterno di epidermide. Io sono sconvolta. Fanno schifo i miei piedi in questo momento. Sembrano i piedi di una lebbrosa. Praticamente, io guardo. Ah, metti così. Lasciali 60 minuti. Avrei piedini fantastici. Per me, questo è scritto in giapponese. C'era scritto questo. Con mio fratello col telefonino.
Abbiamo provato a tradurre, ma era peggio che andare di notte, metteva parole random, perché poi io credo che gli ideogrammi... Io ho fatto un corso di cinese, catastrofico tra l'altro. Posso dire mamma, cavallo, che sono simili come parole, 100 milioni che sono simili a Coca-Cola, grazie, ciao, bambino. No, so contare fino a 3. Non me lo ricordo, so dire altre cose, so scrivere uomo. Italiano cinese. Va bene, comunque era peggio che andare di notte, cioè non si capiva niente, c'erano veramente parole random, per cui cibi. Quindi abbiamo detto, vabbè, lasciamo stare, guardo le figure. Niente, in sostanza, sta per arrivare un'immagine schifosa, non dire che non te l'avevo detto, non ti lamentare se vedi un'immagine schifosa, sei ancora in tempo per chiudere il video. Non l'hai chiuso, cavoli tuoi. Allora, vedi questo piede con la pelle levata? Bene, a me questo non è successo, ringrazio Dio che non sia successo. Io, ragazze, io ho un problema con certe cose. Io non sono una dallo schifo facile, ecco. Però alcune cose mi fanno un'impressione allucinante. Non ci posso fare niente. A me impressionano le siringhe. Cioè, facciamo anche chiuse, tipo messa qualche pa chiuse, mi fanno impressione. Mi impressionano alcuni tipi di coltelli, quelli super affilati. E quando io mi faccio male, mi sconvolgo. Io qui ho un angioma, si vede? Questo qua. Questo angioma. Non so che cosa è successo un po' di tempo fa. Prendo, ho fatto la doccia. Cioè, asciugandomi, vedevo sangue a terra, non capivo dove. Mi guardo allo specchio perché vedevo che mi gocciolava perché ero sporca di sangue. Mi guardo allo specchio, avevo quest'angioma che grondava di sangue. Io non ci posso fare niente, ma proprio è più forte di me. Non lo so, va così. Ieri mio padre insisteva che io facessi medicina. Immaginate, bellissimo. Dottoressa, aiuto! Aiutatelo, povero uomo, aiutatelo, ok. Praticamente ora c'ho praticamente questi piedi qua. È come se fosse tipo un peeling chimico ai piedi. No, ragazzi, ve lo giuro. Intanto sa di limoncello sta cosa, sa di limoncello. Di buono, io c'ho. Ma perché l'ho fatto? Sono di quei momenti in cui tu dici, ma perché l'ho fatto? Ma perché? Ma perché non mi stavo ferma, dov'ero? Ma perché l'ho messo? Morale della favola. Non ve li faccio vedere. Ah! No! Perché sono quelli che mi dicono, continuano a dire, ma perché non mi mandi la fotografia e faccio all'amore con i tuoi piedi? Forse per come sono ridotti ora smetterebbero di chiedermi di fare all'amore con i miei piedi. Ma fa veramente schiacciapezzo, perdo pezzi di pelle. È orribile questa cosa. È oscena. Quindi, morale della favola. Ti capita di imbatterti in un prodotto giapponese del genere o un prodotto del genere, ragazza, amica, perdi pezzi di pelle di piedi. Io l'ho comprato al Cosmo Prof. L'anno prossimo andrai al Cosmo Prof o al Waterproof, io continuo a chiamare Waterproof. Andrai al Cosmo Prof. E vedi questo. Perdi i pezzi di piedi. Lo consiglierei? Allora, se hai dei piedi. Ah sì, c'era il gusto di arancia, ecco perché sa di limoncello. Lo sto guardando adesso. Tra l'altro ho preso L 30 cm, ma 30 centimetri tanti sono. No, no, è tutto molto strano. Praticamente, niente, se avete, allora, se hai dei piedi che veramente hanno bisogno di una rigenerazione cutanea. Boh, forse sì, credo che lo trovi su internet con abbastanza facilità, baby foot. Ma se non ne hai bisogno, non lo prendere. Perdi pezzi di piedi, io perdo pezzi di piedi, faccio schifo, mi viene da vomitare. È una cosa disgustosissima. E dopo averti allietato con l'immagine di me che perdo pezzi di piedi. E tra l'altro perché mi sentivo i piedi strani, però mi sentivo strani, sentivo la pelle che tirava e vedevo la pelle strana, tipo lucidina. Ho detto, ma che cavolo mi sta succedendo ai piedi? E non riuscivo a associarlo a niente, che perché io li curo molto i piedi, non lo so. L'altro giorno mi toccavo il piede, cioè dopo cena quando ci si mette nel divano, tipo tutta dimezzolato con i piedi all'indietro, mi toccavo i piedini, ho trovato un pezzo di pelle, li guardo. Aah! Ho capito di che si trattava. Comunque, ci tenevo a fare questo video dove parlavo, recensisco un prodotto giapponese
molto chiaro nelle spiegazioni, tra l'altro, se come me non parli giapponese, ci sono solo le immagini nauseabonde, però devo essere sincera, la pelle. Allora, è schifosa la parte in cui si leva la pelle, però il piede, laddove la pelle se n'è andata, è fantastico. Devo dire la verità, si è portato via pure le cuticole. Detto questo, ciao e che le stelle siano con voi, baby foot, baby face, ciao!